Voi avete vinto in maniera anche diversa da come la vincete normalmente. Ecco, dal tuo punto di vista, la cosa che di Novara tieni a sottolineare è, secondo te, quanto è stato importante vincere una partita in quella maniera lì, cioè giocando 70 minuti con una pressione non sempre fortissima comunque degli avversari. Ecco, che grado, che step e quanto è stato importante per voi vincere una partita in quella maniera? No, è stata importantissima, perché si è messa bene all'inizio, poi con l'espulsione pensavamo che era tutto, cioè, era difficile, capito? Invece ci siamo messi là, corti tra i reparti, concentrati, sempre sul pezzo, e abbiamo fatto una grandissima partita, sempre ripartivamo, quindi sono contento della squadra, della prestazione di tutti, perché in 10 non è mai facile. Loro erano in difficoltà, ma noi non abbiamo rischiato quasi niente, quindi una vittoria importantissima, la vittoria del gruppo, e soprattutto anche per quei tifosi, quei 1500 che sono di Foggia, e che faccio i complimenti. Senti, parliamo di te, nel senso che l'impressione è che come Foggia si è cresciuto molto, no? Anche Francesco Deli si è cresciuto molto, per inciso un peccato per esempio che tu abbia dovuto saltare la partita due partite fa, proprio perché è una fase di crescita. Ecco, la mia impressione, condivisa anche da altre persone, poi lo sentirà la tua, è che Francesco Deli stia, come posso dire, per esplodere, cioè per ritornare a vedere con continuità quel Deli che abbiamo visto l'anno scorso, dopo il periodo che ti sei dovuto acclimatare anche alla, cioè, questa è l'impressione, anche la tua, e se sì, che cosa magari ti manca ancora? No, sì, io sono convinto che adesso le mie prestazioni sono salite notevolmente di livello rispetto alla giornata d'andata. È stato un periodo un po' difficile, poi mi sono anche infortunato. E poi diciamo che dal gol di Venezia si è sbloccato qualcosa, diciamo, e quindi sto salendo, sto crescendo in tutte le fasi della partita, e voglio continuare a crescere, a fare sempre di più. Mi manca il gol, e devo fare gol, perché ci arrivo tante volte lì e manca sempre qualcosa, quindi devo migliorare in questo, mancano gli ultimi 10 metri, 20 metri, e se miglioro lì posso fare mente bene. Poi l'ultima da parte mia, parliamo del vostro prossimo avversario, perché già siamo il campione di Serie B in questo periodo, vi sta facendo giocare spesso. Voi all'andata giocaste per 60 minuti un'ottima partita, insomma, lo ricordiamo paralelamente, credo l'Empoli abbia sofferto in casa così come soffrì con voi, poi però in un quarto d'ora vi trovaste sotto praticamente 3-0. Quell'Empoli lì è cambiato, però siete cambiati, insomma, è anche migliorato, forse non so come la vedi tu, ma probabilmente la miglior squadra al momento del campionato, però anche voi siete cambiati molto. Ecco, ti chiedo che cosa lunedì non dovete ripetere degli errori che avete fatto, invece su che cosa puntate poi per ottenere un risultato che sarebbe anche molto complicato, perché la partita di sua è davvero difficile. Allora, innanzitutto volevo sottolineare l'importanza del pubblico per lunedì sera, che è una partita bellissima, lunedì sera, clima perfetto, contro la prima in classifica, e vorremmo che tutto lo stadio fosse pieno, e quindi cercare di riempire lo stadio come facciamo l'anno scorso, sarebbe bellissimo, l'atmosfera sarebbe fantastica e ci potrebbe dare veramente una mano. Per quanto riguarda la partita, l'Empoli è veramente forte, una delle più forti, secondo me, se non la più forte. Gioca bene, ha giocatori di qualità, è vero, all'andata abbiamo fatto 60 minuti dove tenevamo bene il campo, poi appena lasci due metri a quei due là davanti sono molto pericolosi, e quindi dobbiamo cercare di limitare, come limitare il resto della squadra, perché anche al centrocampo sono molto forti. Stiamo studiando bene con il mister e stiamo cercando di trovare i loro punti deboli per sfruttare al meglio lunedì.
Buongiorno. La Gazzetta del Mezzogiorno. Che partita ti aspetti un po' più nel dettaglio, nello specifico? Perché insomma è la capolista, quindi è una delle squadre insieme a voi che gioca meglio al calcio in Serie B, quindi è difficile immaginare un Empoli che possa venire a chiudersi come un po' tante squadre fanno quando vengono allo Zaccherini. No, non immagino che venga qui a chiudersi, loro vorranno fare la partita come fanno in tutti i campi, dove vanno vanno. Però quindi mi aspetto una partita bella, intensa, dove tutte e due le squadre cercheranno di giocare a calcio e quindi chi avrà più fame, chi avrà più voglia porterà a casa il risultato, secondo me. Che momento è questo per il Foggia, se ti aspettavi questa svolta così forte nel girone di ritorno, tutte queste vittorie, qual è il segreto secondo te? Come ti spieghi questa differenza che c'è stata finora di rendimento tra partite fuori e in casa? No, quella tra partite fuori e in casa non me la so data la spiegazione, sinceramente. Però effettivamente abbiamo vinte molte di più fuori casa. E, per quanto riguarda la squadra, non mi aspettavo questo rendimento, cioè lo speravo, ma non era spiegabile all'inizio del giorno di ritorno. Però ci siamo messi lì tutti insieme con i nuovi, abbiamo fatto subito gruppo, loro si sono ambientati subito e è il gruppo che fa la differenza e se tutti rimano nella stessa direzione poi si porta a casa il risultato e per adesso stiamo andando bene, a parte parentesi di Brescia e però dobbiamo continuare così e lunedì sarà una partita bellissima e molto importante. Senti, siete a metà classifica, ci sono però 4 partite da recuperare di quelle che sono state rinviate per maltempo. Mancano ancora diverse gare, che prospettive vedi per il Foggia, diciamo, nel proseguo di questo campionato che ormai sta entrando nel vivo, nella fase decisiva? No, noi dobbiamo continuare così, dobbiamo raggiungere il prima possibile la quota salvezzi, i famosi 50 punti, e poi prima ci arriviamo e poi... Dopo ci possiamo divertire, possiamo vedere come va, ma l'importante adesso è salvarci e quindi raggiungere l'obiettivo che avevamo prefissato. Che campionato di Serie B è questo? Ormai l'hai, insomma, è già nella fase piuttosto avanzata. Tu il primo anno che lo disputi, puoi trarre un bilancio abbastanza approfondito di come ti sta sembrando questo campionato? È un campionato di qualità dove tutte le squadre hanno giocatori forti e tutte le squadre hanno la loro idea di gioco, quindi si studiano più gli avversari, si studia i loro punti deboli e quindi ogni partita è una storia a sé e quindi devi cercare sempre di dare il massimo e portare a casa il risultato, perché tutte le partite sono difficili, nessuna è alla tua portata o dici sono più forte o sono nettamente più deboli, ogni partita è una storia a sé, tutte le squadre sono forti. Senti, si diceva prima che sei cresciuto tanto nelle ultime settimane, anche mesi, insomma, dalla partita di Venezia in poi. Tu questa crescita come la leggi, come la spieghi? Cioè, dovuta a più fattori, a un solo fattore, perché ci sono stati diversi fattori, un cambio di modulo, una squadra che comunque si è rinforzata anche a centrocampo, quindi magari avere un compagno di reparto anche più esperti, più forti, ti lascia un po' meno, un po' più libertà, meno pressione, non lo so. Oppure perché hai anche un centrocampo composto da tanti calciatori, però tu forse sei unico per caratteristiche, perché sei quella mezzala che si inserisce tanto e spesso diventa poi quasi il terzo attaccante accanto alle due punte nel 3-5-2. No, secondo me è tutta una cosa di testa, mi sono sbloccato mentalmente, sono più consapevole dei miei mezzi e sto cercando di migliorare giorno per giorno. So che questo campionato lo posso fare bene e quindi voglio continuare così, voglio fare sempre meglio. Il cambio di modulo no, l'avevo fatto anche prima in altre stagioni, è differente da rispetto al 4-3. Il mio ruolo è la mezzala e devo
fare, cioè la sto facendo bene adesso. E per quanto riguarda i compagni, certo, i risultati agevolano tutto. Si vincono le partite, tutti giocano meglio e sei più sicuro di se stessi, più partite fai, più prendi gamba, più prendi consapevolezza nei tuoi mezzi, e quindi sono contento così. Che ti aspetti per questi tre mesi cruciali e conclusivi della stagione, diciamo, a livello collettivo di squadra e poi personale? Collettivo di continuare così su questa strada, giocando a calcio ogni partita e cercare di fare i più punti possibili, poi si vedrà. E per quanto riguarda il livello personale, di fare qualche gol in più, che, come ho detto prima, ci arrivo spesso e mi manca lo spunto finale. Voglio migliorare su questo e sto cercando di farlo.